Ho molti ricordi di Giacomo Bologna, che ho incontrato tante volte per lavoro, però ne emerge uno in particolare ed è un Vinitaly. Va detto che Giacomo Bologna era un animale da fiera straordinario, perché aveva una capacità di rapportarsi alle persone, aveva una grande spontaneità e quindi il suo stand alla fiera, me lo ricordo, con dei colori verdi e del legno, era sempre un luogo di grande ritrovo per i giornalisti, gli appassionati, era sempre un luogo dove si captavano anche un po' le notizie del Vinitaly. Quell'anno, credo fosse attorno ai primi anni 80, succedeva questo, che c'era una moda che stava crescendo, che era quella dei wine cooler, i wine cooler, vini freddi, vini da bere poco alcolici, da bere come aperitivo, che sembravano essere un po' una nuova moda. In Italia arrivava dall'America questa moda, in Italia c'era qualcuno che ci credeva, in particolare ricordo che c'era un imprenditore, si chiamava Giacobazzi, un emiliano, un romagnolo, che fece un vino in lattina, e il vino in lattina ai giornali piaceva molto, faceva notizie, faceva modernità, lo chiamò 8 e mezzo, non tanto per ricordare Fellini, il suo conterraneo romagnolo, ma per ricordare la bassa gradazione alcolica, che era 8 gradi e mezzo. E allora lì noi inviati dei giornali, ogni volta che si andava al Vinitaly bisognava poi preparare una serie di pezzi e in qualche modo illustrare un po' le novità del momento, e non bastava dire che c'era il Vinitaly, ci voleva ogni volta uno spunto. Quella volta quindi fu la volta dei wine cooler, e quindi l'idea era quella di chiedere ad alcuni personaggi del mondo dell'enologia che cosa pensassero del wine cooler, e io andai da Giacomo Bologna, andai da tanti altri, andai anche da Giacomo Bologna. Oh, ciao, come va? Mentre ti faccio una domanda, un paio di un'intervista. Sì, va bene. Intanto io parlavo in italiano, lui rispondeva in piemontese, ma insomma questo era normale. E gli dissi: ma dimmi un po', questo fenomeno dei wine cooler, come lo pensi, come cosa... E lui mi rispose: wine che? Gli ho detto: wine cooler, sì, sai, dall'inglese, wine cooler, vino freddo, sarebbe un vino, appunto, gli spiego, fresco, da bere fresco. E lui mi guarda, mi sgrana un po' gli occhi così, intanto mi aveva messo sotto il naso un piatto di salame cotto, di cose da assaggiare, e probabilmente, anzi sicuramente, un bicchiere di quel uccellone. E dopo che quindi gli spiego un po' questa cosa di wine cooler, mi aspetto una sua risposta, e lui, mi ricordo, mi guardò un po' intensamente negli occhi e mi mette la mano sulla spalla e mi dice: ma mi digna roba sola, ma wine cooler. Che non era un insulto a me, era un insulto a quel tipo di pensiero enologico. E devo dire che io un po' abbozzato gli ho detto: va bene, grazie. Poi nel pezzo, quando l'ho scritto, con poco coraggio, non ho saputo testimoniare la sua freschezza e il suo insulto in qualche modo rispetto ai wine cooler, e o devo aver scritto una roba tipo: anche Giacomo Bologna esprime perplessità sulla possibilità che il vino italiano abbia uno sviluppo rispetto a wine cooler, ma la sua efficacia era quella, wine cooler, aveva ragione lui.